Sotto pulito numero 3504 sono iniziate le pubblicazioni della terza delle avventure del Capitano Nemo. Il Capitano Nemo di Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchi, che avevamo visto per la prima volta su 19.999 leghe sotto i mari, grande parodia Disney del romanzo 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Proprio in quel romanzo aveva esordito il Capitano Nemo, che poi avremmo ritrovato nel corso dell'Isola Misteriosa, romanzo che poi ha successivamente ispirato la seconda delle avventure del personaggio, quello che a me piace definire Pippo Nemo, ovvero l'Isola del Mistero. In effetti già l'Isola del Mistero stava introducendo degli elementi originali all'interno della storia di questo Pippo Nemo. Elementi che poi sono esplosi in questo Il Regno di Cristallo. In particolare in questo terzo capitolo a essere protagonisti sono proprio i cristalli che Pippo Nemo utilizza per alimentare il suo Nautilus. Non mi dilungo qui in particolari considerazioni critiche relative alla storia. Vi rimando invece agli articoli che si trovano in descrizione dei tre numeri relativi ai tre episodi in cui è stata suddivisa la storia, cioè il 3504, 5 e 6. Qualcosa però forse potreste intuirla seguendo tutti gli spunti scientifici che vi andrò a raccontare nel corso di questo video. Iniziamo quindi. Siamo nel 1878 a Parigi, durante quella che è la quarta esposizione universale che si svolge nella capitale francese. Dalla veduta dall'alto di Parigi con cui si apre la storia spicca un'assenza, quella della Tour Eiffel, che è una cosa assolutamente coerente col periodo storico, visto che quest'opera di ingegneria è stata costruita in occasione della successiva esposizione universale, quella del 1899. La Tour Eiffel, tra l'altro, doveva essere una costruzione temporanea, ma come si suol dire, questa è un'altra storia. Torniamo invece all'esposizione del 1878, che riveste una particolare importanza relativamente alla nascente scienza elettromagnetica. Sono infatti molti gli inventori nel campo elettromagnetico che sono presenti tra i padiglioni dell'esposizione. Su tutti spicca la presenza di Thomas Edison, che porta all'esposizione un monografo e un fonografo. Edison però è più noto per l'invenzione della lampadina che viene utilizzata per illuminare le strade dei padiglioni dell'esposizione. È presente anche Alexander Graham Bell, che porta la sua invenzione più famosa, il telefono. Un altro interessante inventore presente all'esposizione viene anche citato nel corso della storia di Artibani e Pastrovicchio. Sto parlando di Augustin Michaud, spero di averlo pronunciato giusto, che all'esposizione universale sta portando il suo motore a energia solare. La Francia infatti aveva per diversi decenni finanziato le ricerche di Michaud nell'ambito dell'energia solare, ricerche che erano arrivate al loro culmine proprio con l'invenzione nel 1866 del motore portato all'esposizione, che, come vediamo dalle stampe dell'epoca, era decisamente molto più grande rispetto a quello disegnato da Pastrovicchio nella storia. Il design però è abbastanza semplice, abbiamo cioè una parabola che raccoglie l'energia solare e che la convoglia per riscaldare dell'acqua, il cui vapore poi alimenta un motore e fa muovere i suoi meccanismi, cioè una evoluzione di quello che era invece il motore a vapore di Robert Stirling del 1816. Il problema del motore a energia solare di Michaud è che dopo pochi anni la Francia scoprì che alimentare l'energia con il vapore del carbone era molto più economico. Per cui tagli i fondi all'inventore.
Nonostante questo stop dovuto al governo francese, furono comunque molti gli inventori che nel mondo si interessarono a questo particolare design del motore a energia solare o motori a concentrazione di luce solare, nome che in qualche modo sarebbe molto più preciso considerando la presenza della parabola. Un esempio è il motore a energia solare, che anche questo produce vapore, che è stato installato nel 1901 poco fuori Los Angeles. In tempi più moderni anche la NASA si è interessata a questo particolare motore, con il motore a energia solare di Stirling, in cui esplicitamente viene unita la tecnologia delle parabole, che è molto nota agli astronomi, con la tecnologia sviluppata da Stirling nel 1816 per la produzione del vapore. Il brevetto per questo motore venne depositato nel 1976. Un altro spunto elettromagneticamente interessante è poi il radiocomando con cui Pippo Nemo fa emergere il Nautilus dalle acque della Senna, mentre lui e i suoi amici stanno cercando di fuggire dal nuovo nemico che Artibani ha messo sulla strada di Pippo Nemo. La cosa interessante è che Pippo Nemo, nella battuta che gli viene messa in bocca, afferma qualcosa del tipo che questo radiocomando, questa particolare invenzione, sarebbe diventata particolarmente popolare, molto utile, di a pochi anni. In effetti, il primo radiocomando propriamente detto, o se preferite la prima dimostrazione dell'uso di un radiocomando, avviene nel 1898, cioè per 20 anni più tardi, quando Nikola Tesla dimostrò che era possibile radiocomandare dalla riva un motoscafo che si trovava a largo. La dimostrazione però più eclatante dei radiocomandi la diede Guglielmo Marconi nel 1930, quando accese l'illuminazione pubblica di Sydney in Australia con un radiocomando a bordo della sua nave laboratorio, la Elettra, che si trovava ancorata di fronte al porto di Genova. I radiocomandi però, che da quel momento in poi divennero sempre più popolari e si svilupparono in varie applicazioni successive, erano comunque degli oggetti particolarmente grandi e ingombranti. Per la loro miniaturizzazione bisogna aspettare gli anni 60 del XX secolo, quando finalmente venne sviluppata la tecnologia per i transistor. E in questo senso colpisce molto le dimensioni del radiocomando utilizzato da Pippo Nemo, che è tutto fuorché ingombrante, e anzi particolarmente tascabile e molto XX secolo, cosa che con la tecnologia dell'epoca è praticamente impossibile. Per cui, per, diciamo così, farsi andare giù questa dimensione particolarmente ridotta del radiocomando, bisogna supporre che al suo interno si trovi un pezzo dei famosi cristalli di Nemo. Questa supposizione però in qualche modo viene sconfessata nel secondo episodio, quando vediamo che uno dei robot di Pippo Nemo viene letteralmente scomposto nelle sue parti originarie, cioè batterie e transistor. Non c'è quindi alcuna presenza dei cristalli, e non solo Pastrovicchio mostra i transistor e le batterie con un design molto moderno, ben distante dal design che avevano le batterie all'epoca, che erano anche loro oggetti piuttosto ingombranti. Per esempio, un design più compatto e di tipo parallelepipedo, dobbiamo aspettare gli anni 30 del XX secolo per poterlo vedere. L'ultimo elemento scientifico interessante su cui mi voglio invece soffermare è l'evoluzione. Questo perché fa anche questo elemento parte della storia e soprattutto perché ci stiamo avvicinando al Darwin Day. In questo caso, come è evidente già dalla scena mostrata nel flashback di Vulture, ambientata sull'isola di Pippo Nemo, il riferimento è 2001 Odissea nello spazio. Qualunque cinefilo ovviamente non poteva che coglierlo questo riferimento, e proprio al cinefilo Artibani sta in pratica anticipando uno degli elementi narrativi del terzo episodio.
In particolare, proprio come in 2001 Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick, cui ha collaborato lo scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke, propone una versione appunto molto fantascientifica della teoria, questa invece scientifica, della panspermia. In questo caso, secondo la teoria della panspermia, a portare gli elementi necessari per lo sviluppo della vita, così come la conosciamo sul pianeta Terra e più in generale nell'universo, quindi su tutti i pianeti, sono le comete. Al momento non è ancora stata verificata. Ci sono alcuni indizi che sembrerebbero suggerire che forse le comete hanno giocato un ruolo nel portare la vita sulla Terra, ma non è ancora ben chiara la faccenda. Ad ogni buon conto, quale che sia l'origine della vita sul pianeta Terra, siamo giunti però alla fine del video, per cui invitandovi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, non mi resta che dirvi saluti a tutti!